dice più di martiriarlo. Ma è un massacro. Non so, questo è più extreme di me, è più estremo. Posso? Sì. Bravo. Un po' di tecnica e criticarla. No, con le mie tecniche personali non critico niente. No, ci ragioniamo. Che mi hanno criticato molto, quindi ti chiudi in guardia ed entri con una ginocchiata secca. Non mi ha tutti no, perché tanti perché, ma anche da allenatori di tutta Italia. Io ovviamente non ascolto le critiche, però oggettivamente treno. Penso, dico, può essere o non può essere, cioè ci ragiono sopra. Fai come un dread, fanno certo, tutto sotto, anche qua, bam. Anche te sì? Certo. Dicono mai rischi di prendere una gomitata. Ma per le gambe. No, tipo se ti chiudi, ma... Se tu dentro non è che ti devo telefonare, lo sto già facendo quando sono entrato. Se io sono lì, bam, sono già entrato con la gomitata. Certo. Io sto preparando la chiusura per quello. Quando entro in chiusura, non penso che voi state morbidi. No, perciò no. Tecnicamente devo controllare anche i gomiti. Sì, stiamo con lavoro qua. Cioè la testa te però ti fanno abbassare mai, perché io sempre ti guardo, perché guardando ti capisco se stai caricando qualcosa, cosa però certo. È giustissimo da fare, sì. Ma anche questo magari esce, ah, no non lo tiro io. No, non lo so fare, già immaginavo il dottore. Oppure anche qua, ma un pugno sulla... ciao. Sì, se sei sotto, forse l'ho visto fare solo in... K1 ogni tanto qualcuno lo faceva in giapponese. L'ho visto fare nell'UFC. I giapponesi lo facciano tanto, sì. Il Kyokushin si fa. Pugno sulla... Sento, bam bam bam, mentre sei vicino, se è tutto chiuso, ti tiro il rosso. Che colpia le spalle. Sono lì, bam. Oh. Uno, okay. Due, ci dice più di martiriarlo. Ma è un massacro, deve essere un combattimento. Se no non è combattimento. Io ho trovato una persona, ancora... Io pensavo, te, non so, un po' in giro, c'è questo soprannome a me in extreme, perché è un sì, po', questi pensieri un po' estremi, ma mi sa che questo è più extreme di me, più estremo di me. No, oh, come è bella questa cosa delle tecniche, sì, però quando parti con una ginocchiata in quel senso, tu si può chiudere così, perché tu ora stai facendo troppa più gioco del guandone. Sì, è vero, ma perché, da cos'è nato? Dal fatto che l'ho fatto una volta e non mi ero chiuso. E ok, sono entrato, però mi è arrivato anche un gancione. No, perché non lo vedi. Sì. Per quello tiene. E io devo vedere. Sì, ho messo troppo fiducia nei guantoni, perché io penso sempre. Io sono là, sto guardando. Entro cercando la misura, ora non l'ho fatta perché sono certo. Ma il senso è quello, pure se sono proprio stretto, quando devo sentire, non posso pensare solo a chiudermi. Certo. Perché se mi chiudo e guardo in basso, sicuramente quello qualcosa me la tira. Certo. È normale, io sono là, perciò se ti arrivo sotto, tiro sotto e poi esco di nuovo perché... Certo, se oppure vado a fare un discorso, ma bon. Okay, però questo è più da guantino, sì, da quando è difficile che entra. Sempre martellare, non deve essere mai una tecnica che finisce lì. Per esempio uno dei più grandi fighter del mondo, del K1 era Ernesto Hust. Sì, ho fatto seminario con lui. Mr. Loki, Mr. Ma perfetto. Sai che... Vai, dividi. 1, 2... 1, 2, 3, 4... Con i paratipi gli ho messo un blocco. Ciao. Ho fatto così. Ma ce l'ho fatto su Facebook. Fatto così. Nel senso qual è? La mia chiusura è Gedan Mawashi. Ok. Low kick. Però durante io sono... Ma lui faceva quel discorso che dici te di quel tempo, lui faceva di diretto. Perché stai pensando ai colpi? Alza, bam, e poi ci si... Viene anche lui da sì, sono rubate. Tecniche vengono rubate. No, ma sono di tutti, no? Sono, no, sono ma anche Tyson, il suo maestro Kusdamato, il suo stile era basato sul karate. Quel pugno che mi hai fatto vedere prima. Questo è di Tyson. Cioè, Tyson che è arrivato dal karate. Ma la postura devi calcolare sempre che sei con i telaci, i balaci. Perciò se andiamo a fare un kata, dove magari c'è i balaci, hai kata. Tu dici a che servono i kata? Se non è questo. Non è un kata. Perciò io sono con l'avversario, mi sta mettendo le mani magari in bacio. Sì. Io esco a 45. Poco tu hai detto che così non lo si no. Come se fosse una specie di ginocchiata. Sì, in questo modo qua. Non amo un po'. Così guarda. No.
prova, io ti dico a che punto possiamo andare, vai. Non così, andremo vai, vai, vai. Magari solo così. Vai forte. Poi vai. Così. Vai. Posso così, faccio così. Devi essere un po'. Non ha un intervento. Oh, gigante, se lo prendi che sta con le gambe tese, è normale. Come tipo carattere, no? Goccia dopo goccia dopo goccia. Perché ci picchiamo per 9 minuti, sono qua per 9 minuti. Ma il discorso è, come li tiri così a manecchio così, che mi fanno una cortesia. Allora, ad esempio, mi insegnano a magari a tirarlo così bello lungo, girato comunque, bello lungo. Mentre io ho pensato col tempo di entrare quasi con una ginocchiata. Allora, con le gambe che non è una ginocchiata, è un calcio, una via di mezzo tra un calcio e una ginocchiata. Con le gambe che tu ci può stare tutto, però devi calcolare la misura e cosa vuoi ottenere. Certo. Perché ad esempio io prima ti ho fatto vedere un middle kick insolito che lo vai a tirare. Sì, sa che non si tira qua dietro, non si tira, non si sa, però si può fare. E fa male. E fa male. Perciò il concetto qual è? Se tu mentre combatti, tiri, bam. Così. Però cominci a capirlo. Certo. Ti entra sempre sotto. Sì. Ti può proiettare, sbattere a terra, il K1 non c'è, nella Muay Thai già c'è. Perciò capito, può essere pericoloso anche un discorso. Che se c'è una ritmica dove io non consiglio mai di avere ritmiche fisse, dove fai uno, due, certo, tre, boom. Sì, tu dici boom. Perciò boom, sempre cambiare, okay. Lungo, boom, corto, variazione. Sì, sì. Poi si può provare tutto, però la ginocchiata tecnicamente se tu hai una guardia non ti entra. Se uno che ha capito che tu tiri tanto alle guardie e si è allenato, va bene per spostarlo. Però tipo io su un discorso del genere uno bon, certo, allora va un senso, okay. Perché non gli fai salire il braccio, sì, sì. Per quello vado corto, ok, perché se tu vieni da me prova ma certo. Tu devi essere già pronto a questo, sì. Non gli bloccare il braccio, bon, certo, ah, allora okay, un bel senso, allora un bel senso, giuro che ne sei tanti. No, veramente, allora sì, giusto.